Sì, sapendo che c'era quindi dell'interesse per degli autori stranieri. Esatto, poi anche c'era il fatto che comunque vedevamo, riguardo i disegnatori italiani riuscire, era un punto di sprona, direi, io ce la posso fare pure, quindi rompersi il culo, si può dire. Quindi il tuo primo lavoro, effettivamente, in sede Marvel è stato praticamente tramite la fiera del fumetto a Mantova Comics, che venne esibì 4 anni fa la prima volta. Ho preso contatti, non ci ho lavorato subito, stavo facendo ancora X-Campus con la Panini e Redwell. X-Campus tra l'altro era un progetto Panini con personaggi Marvel, non so chi abbia letto il fumetto. Una miniserie degli X-Men versione, come si potrebbe dire, Flash Class, come versione Avengers. Esatto. Scusa, mi sono scordato di dire una cosa importantissima, visto la domanda e anche quello che stava dicendo Rob. Che chi veramente tutti noi bisogna ringraziare, al di là di Spi sicuramente perché ha fatto un lavoro straordinario, chi veramente bisogna ringraziare in realtà è Joe Quesada, perché è stato Joe per primo che a un certo punto si è imposto con la dirigenza, proprio la dirigenza, la proprietà della Marvel, la proprietà non artistica, la proprietà amministrativa, la proprietà economica, esatto, di aprire molto più di quello che non avessero fatto in passato alla casa editrice autori stranieri, non solo italiani. Sì, sì, infatti sì, se fai caso, esatto, tantissimi spagnoli esistono. Io credo che sia, non so se tu puoi magari dirmi di no, di sì, conoscendo anche la situazione, che sia ovviamente stata anche una scelta strategica un po' di mercato, perché l'Italia è un paese in cui la Marvel ha sempre venduto comunque in un certo modo, come anche la Spagna. Questo è un'ottima lettura, non c'è una cioè, io so che da lettore Marvel, quando c'è un nome italiano che disegna una testata, anche se magari non compro Wolf, faccio un esempio, mi compro così come il numero di Croazia, se esce un numero di Lidl ce ne vendono. No, appunto, ma la Disney è che Sara finalmente ha fatto tutto. Appunto, comunque si è aperta la possibilità con i disegnatori, con questo arrivo della Marvel in Italia tramite CD, e poi a chi ha ordinato di venire, penso sia stato Quesada, si è aperta la possibilità con i disegnatori di far vedere le nostre cose comunque, cioè di avere una risposta positiva o negativa. Poi ovviamente la meritocrazia è un dato di fatto, cioè, o comunque nel fumetto è uno forse di quei pochi campi che comunque è rimasto la meritocrazia. Comunque microfono è stato Scarlet Trio, che è una serie uscita negli anni 80. Due volontari di Regina Vinco Boy. Era una delle prime. Due volontari di Vinco Boy. Era una delle prime. Ci vada qualcuno di voi, così almeno. Una delle prime serie di Morrison a proposito per la Marvel negli anni 80, Scar Critical Crew, è stata riesumata dopo Secret Invasion quando ha cominciato Roberto a lavorarci 3 anni fa. Perché è stata riesumata? Perché la Skrull Critical Crew è un gruppo di persone che ce l'ha a morte con gli Skrull per motivi praticamente. La prima volta che gli Skrull sono usi sul mondo, Reed Richard ha trasformato questi Skrull in mucche. Queste mucche sono diventate degli hamburger e questi ragazzi li hanno mangiati. Praticamente, quando hanno mangiato questa carne, hanno avuto i poteri degli Skrull. Il giocatore ci hanno avuto a morte gli Skrull e li cercano per fare il culo, scusate, non si può dire di nuovo. E questa è la storia, la base. Erano alla distesa, adesso c'erano morti forse in qualche modo nella serie precedente, e adesso praticamente piano piano, numero dopo numero, sono li hanno riesumati, in qualche modo in numero dopo si segnava la testa di uno che parlava, cioè la testa proprio che camminava, parlava. Tra l'altro negli anni 80 c'era ancora di moda tipo il punk, questa persona qua che aveva solo una testa, il numero. Era un punk dell'epoca, un nazischin praticamente, e non sapendo controllare il proprio potere, è tornato essere umano, però era di colore e lui odiava
le persone con, cioè questa era la storia che ho fatto. Poi diciamo sono passato a cose migliori, si parlava di Marvel Zombie contro Marvel Scimmie, c'era un'altra serie. Ho dovuto fare Sinister Spider, un'altra serie dove si vedeva un Venom, secondo me però bello, lo deve essere, cioè che mangiava gli arti dei suoi villain addirittura, comunque, cioè lui essendo un villain combatteva altri villain, cioè insomma una serie un po' così. E poi dopo tutto questo fare di cose un po' trash, un po' splatter, mi hanno passato la serie per ragazzi. Un percorso, adesso faccio la serie All Age per bambini, ma per Spider-Man da 2 anni. Cioè, indirizzato un po' più di 2 anni, pensavo. Gianluca invece, Guiotta, hai avuto lo stesso approccio di Roberto con CB. Il tuo primo invece lavoro, insomma, diciamo il percorso è stato molto simile a quello di Roberto. Ovviamente CB ha agevolato l'ingresso di questa, diciamo, nuova generazione di artisti. Anche lui c'era nel fatidico X-Campus, che anche era questa sorta di miniserie praticamente palermitana. Io fosse solo una persona che era al di fuori della Francesca Firmano, tutto il resto era siciliano. Vitti, Alessandro Vitti. Sì, l'approccio è stato molto simile, quindi X-Campus per Panini, poi Mantova Comics è stato un po' la svolta nel 2009 grazie appunto a CB. L'ingresso è stato un po' particolare, nel senso che non sono partito facendo il tappabuchio, mi ero subito dato una miniserie, questo è stato un po' spiazzante perché non avendo mai disegnato lo Spider-Man, direi forse neanche letto. È stato un po', come dire, destabilizzante inizialmente, però la miniserie si prestava comunque a una certa libertà, proprio perché parlava di un personaggio come Mr. Negative, un personaggio nuovo, quindi era tutto da reinventare. C'era un restyling anche dei personaggi da dover fare, personaggi che ormai erano, credo, in disuso da un 20 anni circa, e quindi è stato molto stimolante dal punto di vista creativo. Subito dopo questa miniserie sono passato su Secret Warriors, dove ho lavorato anche Caselli, comunque molti italiani anche lì. Una serie ovviamente ha avuto un grande riscontro anche di vendita, lo sappia, di mercato in America. Ho avuto l'opportunità di lavorare con Jonathan Hickman e coloristi anche molto affermati. E subito dopo il passaggio è stato quello di un'altra miniserie, sempre con Maverdi, uno scrittore, un po' prestato al fumetto anche. Quindi una visione un po' quasi cinematografica del fumetto, da questo punto di vista, dove si riprendeva un personaggio come Pantera Nera però in versione femminile. E quindi era una miniserie anche quella di 4 numeri, Flags of the Panther, dove mi sono abbastanza divertito. Cioè, il percorso è stato un po' più lineare di quello di Roberto. Alla fin fine erano sempre personaggi di un certo spessore, di un certo tipo, quindi non è stato molto altalenante, quindi sono stato fortunato dal punto di vista. Adesso invece hai fatto un cambio. Adesso ho fatto un salto, diciamo, all'altra parte della barricata. Adesso ho dato una serie regolare in DC. Dove mi trovo. E adesso ti odio tutti. Cioè, non sei arrivato niente. Un volontario Lippo Boy, grazie. La serie rientra all'interno di queste nuove 52 serie che sono state alterate, partiranno dal numero 1 appunto a settembre, ed è una serie su Mr. Terrific, uno dei personaggi della Justice League, a cui danno dato appunto una serie tutta propria, un personaggio appunto particolare, una sorta di, se possiamo fare un parallelo con i personaggi Marvel, di Tony Stark, però in DC, un personaggio di colore su cui loro stanno puntando molto, credo che sia questo un po' l'andazzo che stanno seguendo, il fatto stesso di cambiare un po' l'identità anche a Spider-Man, farlo diventare di colore. No. Dopo questo li odiano tutti anche loro. Ragazzi, prima però di questo. Tic 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 sono le mie che rotono. Però prima di questa serie l'approccio è stato su Lois Lane, che è stato un po' l'evento Flashpoint che ha chiuso un po' tutte le varie saghe. Anche quello è stato molto stimolante perché dentro c'erano moltissimi personaggi anche dei Wildcats, quindi Grifter e via dicendo.